corso ho cominciato da ragazzina appena finita, che poi è finita la scuola, per morire, perché io non ho fatto la quinta. Elementare? Certo, allora sì. C'era quella, sì, e c'era la scuola quella. Media che era a pagamento. Ah sì? Sì, scuola verde, scuola di media e scuola d'aviazione. Ah. Erano a pagamento perché allora chi c'aveva la possibilità ci andava. E chi ce l'aveva. Certo, no, non sapevo questo. Finiva la, no, finita la quinta, finiva lì. Perciò io, essendo ragazzina, compagna bella, un po' mi piaceva pure il gioco, che giocavo, la monella, stavamo abitati quasi vicino alla piazza. Mm-hmm. E lì era pieno di ragazzine che sì, insomma, a fine non ho finito nemmeno la quinta. Oh, però, casa mia, papà era contadino. E io ero l'ultima dei figli, però era tutti quanti, insomma, non è che c'era un granché. Allora io all'età di già dei 11-12 anni io andavo in campagna a raccogliere olive. Mm-hmm. E c'era il padrone che si chiamava Caratti, che sarebbe sua via Livia. Mm-hmm. Dalla parte di qua. Grazie. E c'è quella specie di arco cancello, sì, che sì, è, sì, e sì, quel sì. Palazzo lì era tutto di lui. Ah. Oh, e c'aveva un grande uliveto grande, grosso, che cominciava da, come ti posso spiegare, dove sta tutta la zona artigiana. Ecco, lì era tutto, dove stava la zona artigiana era tutto di Caratti, era tutto un uliveto che cominciava dalla strada questa che va verso la Nuvia e rispondeva dalla parte via della Selva fino a qua giù. Mm-hmm. Sì, questa è via della Selva andando, sì, giù, sì, no? Sì, sì, era tutto, della, qua, era tutto campagna qui. Era tutta, qua era tutta campagna. Sì, sì. E lì c'era un oliveto grandissimo. Io da ragazzina, che a quell'età già andavo in campagna. Però sì, non mi ricordo quanto ci davano, 200 lire. Quello che era, insomma, a raccogliere queste olive, e mi ricordo che era d'inverno qua a cosa con ghiaccio, qua neve, come sia. Non è, perché cioè, allora non è come mo che mettono i teli, eh. O che ci sono quelle cose, sì. Che prima si faceva tutto o a raccogliere con le mani in ginocchio per terra, che erano già per terra, quelle che cadevano per terra. E poi c'erano le donne o uomini che sia con le scale, quelle di legno, mm-hmm. Che si mettevano intorno agli alberi con i canestri, con la cinta, col canestro. Ah, se le mettevano addosso, quindi? I cesti, sì, sì, sai, sì, no? Sì, sì. Con il manico, noi li chiamiamo i canestri. Sì, 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 sì. Attaccati con la cinta, e questi qua piava il ramo delle cose e come invece di averla rete, o quelli che cadevano per terra li raccoglievamo noi, e più quelle che cascavano prima da cogliere, perché ci stavano quelle più mature che cadevano, sì, sì, prima, sì. Compagnia bella, e io ero ragazzina, andavo a raccogliere sto olive in mezzo a sto freddo, che faceva un freddo cane, e per riscaldarsi le mani, e c'era come il sensale, quello che porta la gente, diciamo, al lavoro, sì. Non lo so come viene chiamato, caporali, sì, sì, forse, oh, sì. Questi qua, che praticamente accendevano dei focolari, noi pievamo delle pietre, dei sassi così, mettevamo mezzo al fuoco, infuocarli, poi ci mettevamo in tasca per riscaldarsi le mani ogni tanto. Madonna. Pensa tu, sì, sì, sì. Sì, che lavoro che facevamo, eravamo piccoli. Ecco, io voglio dire questo, a noi, io ho una minima di pensione, praticamente, perché non ho le marchette, ossia, le marchette ce l'ho però pochissime. Perché quel tempo non le davano. Cioè non... Perché? Perché nessuno si preoccupava da segnarci. Sì, c'era, certo. Oh. E allora, questo era quando raccoglievo le olive, poi dopo piano piano, crescendo, quando era d'estate e non c'era lavoro, mia mamma mi mandava a impararmi a fare la sarta. Mm-hmm. E ho imparato pure quello. Però quando che era
diciamo come il tempo di maggio, così che c'era l'uva che cominciava, sì. Andava a scacchiare le viti. E le viti, sì, dell'uva, noi si dice i lavori di mano. Sì, 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 sì. Ecco. E quando invece c'era poi da zappare con le zappe, andavamo a zappare le violette che crescevano, oppure a cogliere altri fiori tipo garofani, tulipani, queste cose qua, oppure andavamo a cogliere pesche e prugne, che allora c'era, quelli grandi era, uno era Goffredo il Nemese, si chiamava Goffredo il Nemese. Che aveva tanta terra? Che aveva molta terra? C'aveva molta terra, un po' ce l'avevano in affitto, un po' era a loro, no? Uh-huh. Perché allora erano questi che sì. Che sì, che uno era lì a Monte Giove dove sta Monte il ristorante. Monte Dottore, e quello sì. Lì era tutto, era dove sta il ristorante, era casolare, diciamo, che ci rimettevano gli attrezzi e tutte queste cose qua. E poi lì c'erano tutte piante di pesche e di prugne, quelle rosse belle, e noi andavamo lì, quando era quel periodo lì, arrampicarsi sugli alberi a cogliere queste cose per poi... E poi le pesche, allora non c'erano queste pesche noci, c'erano le pesche... Sì, quelle solite, quelle gialle. Che erano tutte belle, pelose, erano buonissime, perché come sapore molto diverso da adesso. Ma quelle adesso non sanno niente. Che quando che era, ti sentivi i peli, ti salivano qua e toccava farli con la scopetta, la spazzoletta, ah, sì? Spazzolarle tutte per poi metterle nelle casse e farle. E quando cominciava, verso ottobre così, cominciavano le prime viole.